Preferisci Messi o Ronaldo? Allora, su Messi e Ronaldo ho un discorso aperto da piuttosto tanto tempo, allora ne approfitto per spiegarvelo. E ve lo spiego così. Messi e Ronaldo, a mio avviso, sono due giocatori completamente diversi. Sono due fenomeni, sono due campioni, e sono due giocatori che, purtroppo, per tanto tempo penso che non li vedremo più. E molti li accostano, alcuni per titoli vinti, alcuni per continuità, alcuni per palloni d'oro e cose varie. Io non sono molto d'accordo su questa cosa. Io sono dell'idea che, appunto, già il fatto che uno giochi a sinistra, uno giochi a destra, è un punto per cui è difficile fare un paragone, insomma, scegliere qualcuno. Diciamo che sono anche due giocatori anche caratterialmente in campo diversi, perché Messi ha fatto meno gol rispetto a Ronaldo e ne ha fatti... Però se guardiamo quanti Messi ne ha fatti e quanti ne ha fatti fare, supera e schiaccia Ronaldo. Ronaldo li fa e basta, perché vedere un assist di Ronaldo, ragazzi, è complicatissimo. Ronaldo è uno piuttosto egoista che è a 30 metri dalla porta e tira. Purtroppo è questo. E infatti dico sempre che la Juventus ha una crescita di squadra molto bloccata per via di questa cosa, che gli altri giocatori, tolti proprio 2 o 3, non riescono a crescere anche a causa di questa prepotenza di Ronaldo, chiamiamola così. Poi c'è chi può essere d'accordo con me e chi può essere meno d'accordo, però io personalmente la penso così. È vero, Ronaldo ha 35 anni, 36 quest'anno, ed è come se ne avesse 25, cioè una cosa fenomenale. Non so se Messi a 36 anni sarà ancora così, però Messi quando si vuole mettere in mostra lo fa. E diciamo che però nella Juventus, quando le partite sono risultate decisive, Ronaldo si mette un po' in ombra. Ronaldo viene eclissato dai terzini della squadra avversaria e non gioca. La Juventus gioca in 10, questo è il punto. E appunto Messi però, se si trova davanti alla porta e c'ha un compagno, Messi 9 volte su 10 la passa, Ronaldo tira. Quindi è veramente difficile poter scegliere qualcuno, a mio avviso. Questo è il mio discorso su Messi e Ronaldo. Poi ovviamente è opinabile e non opinabile, potete essere d'accordo o non d'accordo, però a mio avviso Messi e Ronaldo si equivalgono sotto certi aspetti e sono molto diversi su altri. Si equivalgono soprattutto sotto il punto di vista del carisma, della potenza. Sono giocatori veramente a cazzo durissimo, e se no non sarebbero Messi e Ronaldo. Questo è il mio discorso. Io tutti e due, per me, come scegliere tra mamma e papà. Sì, hai ragione, però c'è, come dire, ti preferisci tra Maldini e Nesta. Maldini è un terzino, Nesta è un centrale. Nesta non aveva la velocità di Maldini, Maldini aveva la lettura difensiva di Nesta. Quindi diciamo che è un po' relativa questa cosa. Ovviamente il mio paragone è totalmente campato in aria. Però ecco, se mi metti a confronto due giocatori che fanno lo stesso ruolo, potrei farti un paragone. Però il problema è che attaccanti sinistri che giochino come Ronaldo e attaccanti destri che giochino come Messi non ce n'è. Almeno al momento, e penso per un po' non ce ne saranno. E anche mai stati nella storia. Però ti ringrazio della domanda, perché è un po' che non volevo parlare in live di questa cosa. Non ne ho mai avuto l'occasione, e grazie per avermi dato questa occasione. Quindi, però diciamo che se dovessi proprio fare una scelta della serie, ce l'hai davanti, devi scegliere uno dei due per forza, cioè questione di vita o di morte, direi Ronaldo. Ma se proprio dovessi essere che o scelgo o muoio, quindi sceglierei Ronaldo.